Che succede, amico? Lo sapevo che avremmo dovuto girare a destra per Cucamonga. Ah, buonasera. Buonasera. Massimo Giuliani. Chi è? Beh, io? Sei tu? Sì, no, scusa. Un attimo di disattenzione. Sì, un attimo di... sarà il caldo, forse. Ospite e premio alla carriera del Cortosordi. Come ti senti per aver ricevuto questo premio? Oddio, il premio alla carriera... Da un lato è bello, dall'altro ti fa capire che c'hai una carriera alle spalle, sono passati tanti anni, che sono tanti anni che fai questo lavoro, significa che l'hai fatto anche bene, perché se hai un riconoscimento è sempre segno gratificante di aver fatto qualcosa di positivo, però dall'altro lato la carriera ti mette sempre un po' l'ansia, no? Alla carriera, sono arrivato alla fine, sono vecchio, è finita, no, per fortuna no, c'ho ancora tanta voglia, tanto entusiasmo, mi diverto ancora molto a fare questo mestiere, questo lavoro, e quindi bene, fa piacere. Poi sono molto legato alla Puglia, sono di origine pugliese. Mio papà e i miei nonni sono non di qua ma di San Severo, quindi per me la Puglia ha un sapore particolare, quindi mi fa doppiamente piacere. È una carriera poi poliedrica, perché partiamo anche dal varietà, no? Hai fatto anche molto varietà. Ho fatto varietà, ho fatto cinema, io ho cominciato piccolissimo, ho cominciato a fare il mio primo film ad attore, avevo 4 anni e mezzo, quindi pensate quanti anni fa, ed era il primo film da regista di Nanni Loi, si chiamava Non c'è pace per chi ama, e poi da lì ho continuato a fare cinema, poi ho fatto teatro, poi ho fatto televisione, poi improvvisamente un giorno ho cominciato a fare anche cose brillanti perché non avevo mai fatto. Il primo è stato Gigi Proietti a farmi fare la sua spalla in una trasmissione televisiva molto carina che si chiamava Sabato sera dalle 9 alle 10 su Rai 1 il sabato sera, e poi feci con Vianello, con Raimondo e Sandra, che ho adorato, ma non si poteva non adorarli, 3 anni meravigliosi con quegli spettacoli televisivi di altissima qualità che erano Tante scuse, di nuovo Tante scuse, Noi no, e Raimondo e Sandra erano veramente due persone speciali che mi sono rimaste nel cuore, perché mi hanno dato tanto, non soltanto dal punto di vista artistico, lui soprattutto era un maestro, ma dal punto di vista umano. Io in tanti anni poche persone ho conosciuto con l'umanità di Raimondo e Sandra. Poi, del varietà, secondo te potrebbe essere ancora oggi uno spettacolo attuale che potrebbe richiamare pubblico? Assolutamente sì. Noi qualche anno fa con io e Tullio Solenghi insieme abbiamo fatto uno spettacolo che si chiamava Insalata di riso, in cui c'era un racconto a tutto tondo di che cos'è la comicità, e quindi varietà, avanspettacolo, cabaret. Era uno spettacolo, noi abbiamo fatto 230 repliche, credo, in tutta Italia, teatri immensi, straesauriti, con gente che si sentiva male dalle risate, ma al di là di quanto potevamo essere bravi Tullio e io a fare lo spettacolo, era perché funzionava la cosa, perché quel tipo di comicità, quel tipo di ironia, quel tipo di sarcasmo, quelle battute funzionano ancora oggi tantissimo, e sono di grande effetto, vanno un po' recuperate, vanno un po'. Era bellissimo perché tra l'altro quella era una comicità, se ci pensate, in cui non esisteva la risata dovuta alla parolaccia. Oggi è molto facile dire la parolaccia e fare scrosciare la risata in modo pazzesco. All'epoca non si usavano le parole, si faceva ridere perché dicevi battute spiritose, intelligenti, e quello era un modo bello di fare comicità. Poi, fra i tanti film che hai fatto, ce n'è uno in particolare forse poco conosciuto però abbastanza storico secondo me, che è John Travolta da Un insolito destino. Meraviglioso. C'è qualche ricordo di quel periodo? Miei parenti. Dunque, noi giravamo per la maggior parte dei casi le scene, perché era un gruppo di ragazzi che lavorava all'Hilton di Roma, per cui giravamo veramente all'Hilton. L'idea di quel film nacque perché un giorno Neri Parenti, che era un giovane regista, incrociò per caso questo cuoco che si chiamava Giuseppe Spezia e che era veramente il sosia di John Travolta. Era impressionante. Quando si decise, lui buttò giù l'idea di fare questo film in cui questo cuoco era un sosia e così via, e noi giravamo all'Hilton e non potevamo muoverci perché tutti i turisti americani lo prendevano veramente per John Travolta, perché era identico, era impressionante l'altezza, la fisicità, vestito di bianco, soltanto che Giuseppe poverino non sapeva ballare assolutamente, per cui per fargli fare quella scena famosa ripetuta del ballo della Febbre del sabato sera, non so quanto ci hanno messo i coreografi perché era negato per il ballo, però era veramente identico.
e ci siamo molto divertiti. Tra l'altro c'era un altro grandissimo attore che ha fatto una bellissima carriera, che era Claudio Bigagli, con il quale poi siamo rimasti amici tutta la vita. Altri attori, c'era Adriana Russo, Massimo Vanni, era divertente, ci siamo veramente divertiti, sì, vero. Poi che ci facevi Ilona Staller in quel film? Che non faceva ancora la porno star lei, era semplicemente una giovane attrice che aveva da poco cominciato. Devo dire che non era simpaticissima Ilona, infatti noi che stavamo sempre tutti quanti insieme, il gruppo, la sera andavamo a mangiare insieme, stavamo fino a tardi insieme, e lei era sempre un po' staccata da noi, aveva un'aria un po'... mi si consente, un po' di puzza sotto il naso. E mi ricordo che quando anni dopo lei diventò una celebre pornostar, noi che ci rincontravamo ridevamo come pazzi, perché dicevamo: ma pensa te, lei faceva il film con noi, adesso fa la pornostar. Per carità, mestiere che ognuno può scegliere, è rispettabilissimo, se paghi le tasse poi va bene. Poi tu hai doppiato tanti personaggi, da John Belushi in The Blues Brothers a Semola nella Spada della Roccia. Mamma mia, che mi stai ricordando. C'avevo 12 anni, Semola. Chi è che recentemente mi ricordavo addirittura il pezzo della canzoncina che cantava Bianca e Nera, se è sincero, tutto il mondo sa può volare. Era divertente, mi divertivo molto. All'epoca poi feci quello, La Spada della Roccia, facevo Tamburino, Tippete, lo scoiattolo di Bambi. Poi all'epoca i cartoni animati erano un evento, oggi ne escono 50 l'anno nuovi, all'epoca lì c'era il cartone animato dell'anno, che era la cosa che faceva scalpore, per cui no, mi divertì tantissimo a fare La Spada della Roccia, era molto divertente. E come ti senti ad aver doppiato questi personaggi, come anche John Candy in Valle Spaziale, quindi tutti questi personaggi che hanno fatto la storia del cinema? Mi è piaciuto, poi non è un modo di dire, ma più gli attori che doppi sono bravi, più è facile doppiarli, perché ti danno mille spunti, perché li segui, perché il doppiaggio, se fatto bene, è semplicemente la trasposizione, la traduzione di ciò che è stato fatto da qualcun altro, ed è una cosa che ti devi sempre ricordare, perché sennò tu rischi di andare a prevaricare la scelta dell'attore, e invece tu devi restituire esattamente quello che ha fatto lui. Quindi più l'attore è bravo, più ti dà possibilità di andare appresso a una serie di scelte artistiche che ha fatto, e più ti diverti. Poi stai parlando di attori, Belushi era un genio, un fenomeno vero, era irripetibile, io mi ricordo che anche dopo che è morto Mediaset aveva comprato tutta una serie di filmati suoi tratti dal Saturday Night Show. E io andai a Milano a doppiarli, ce n'erano alcuni che erano pazzi, cioè lui era 40 anni avanti, aveva capito tutto, aveva un'ironia, un sarcasmo, una genialità, un'intelligenza che erano veramente fuori dal comune. È stato molto divertente farlo ed è stato un dispiacere, al di là di un fatto personale che lo doppiavo io, ma un dispiacere perché era un attore che avrebbe lasciato un segno ancora più grosso di quello che ha lasciato. E Bugs Bunny, come ti sei trovato a doppiarlo e qual è stato? Hai avuto, diciamo, un po' di emozione, un peso magari degli altri doppiatori che ti hanno lasciato in un ruolo importante, una grande responsabilità? Ma guarda, lì la cosa è stata divertente perché dopo tanti anni la Warner ha deciso che voleva ricominciare a ridoppiare i cartoni con le voci scelte da loro, perché loro sostenevano che in tutto il mondo il cartone animato era stato considerato robetta e quindi doppiato facendo vocette strane. Invece loro volevano, la loro logica, che mi fu spiegata dal supervisor americano quando venne, ci ha messo 3 mesi di provini per scegliere le voci, io l'ho fatto 7 volte il provino di Bugs Bunny fino ad arrivare alla scelta finale su di me. E lui mi disse: la nostra logica è questa, un turista italiano va a Tokyo in una stanza d'albergo, accende la televisione, va in bagno a farsi la barba, pensa come l'avevano pensata, e in televisione passa un episodio del Looney Tunes con Bugs Bunny doppiato in giapponese, eppure lui, sentendolo in giapponese dal bagno senza vederlo, deve dire: questo è Bugs Bunny. Cioè le voci dovevano essere esattamente quelle, l'inflessione doveva essere esattamente quella, il modo di recitare doveva essere esattamente quello. Io mi ricordo 7 provini, ogni volta mi cambiava qualcosa, mi diceva: attento a come chiudi il palato, adesso attento che questo suono deve essere più così. È stato una fatica, finché all'ultimo provino, ancora me lo ricordo, ha detto: no, tutto bene, allora lo fai tu, facciamo un'ultima cosa soltanto su una canzone.
E io tranquillo, siccome ho sempre cantato bene, ho fatto anche le sigle a volte musicali delle cose televisive che facevo io, ho detto vabbè, non c'è problema. Ma vai a cantare con la voce lavorata, una cosa è cantare a gola libera, per cui prendi bene le note, l'estensione giù, e una cosa è quando vai a cantare con la voce così, rischi di essere calante, crescente. Faticavo molto e lui ha detto: io per questo te l'ho fatto fare, perché ti devi abituare a lavorare con la voce in modo diverso anche sulla parte cantata. Però beh, no, poi mi sono divertito, poi mi hanno invitato addirittura loro, la Warner mi ha invitato a Los Angeles proprio agli studios, una giornata con loro, sono stati adorabili, mi hanno coperto di regali, di complimenti, mi hanno fatto vedere tutto, portato a pranzo nella sala degli artisti, c'era George Clooney, c'era gente quell'altra, trattato come un divo, tanto che ero anche un po' in imbarazzo e alla fine gli ho anche detto: ma io vi ringrazio, mi sono imbarazzato perché non sono Marlon Brando io. E lui mi ha detto: no, ma lei ci fa guadagnare del denaro, quindi lei per noi è molto importante. Questa è la logica degli americani. E allora un saluto ai lettori di Ora Quadra da Bugs Bunny. Che succede, amico? Lo sapevo che avremmo dovuto girare a destra per Cucamonga. Ciao. Grazie.